Dal 17 al 19 agosto torna al Parco del Castello dell'Aquila il Festival Fantasy sulle tracce del drago, organizzato dall'Aquila Rinasce, attualizzando un format ideato negli anni 90 da Salvatore Sant'Angelo, da lui stesso definito una sorta di scatola magica in grado di cucire linguaggi diversi, quello musicale, artistico, ludico, del design, della letteratura di genere, per creare un unicum che, pur rinnovandosi costantemente nei contenuti, si ripete da ben 9 edizioni, 4 delle quali consecutive. L'edizione 2018 sulle tracce del drago ospiterà concerti di musica celtica e medievale, una mostra di miniature fantasy, oltre a stage di pittura, conferenze, arene multimediali, dimostrazioni di arti marziali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori, giochi di ruolo e da tavolo, proiezioni di film, animazioni per i più giovani, a cura del Lodobus, dei Beorniani d'Abruzzo e del Distretto 88. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Paolo Paron, Adriano Monti Buzzetti, Piero Visani, Pietro Piccerilli, Corrado Camilli, Giovanni Marconi, Riccardo Masini, Gianluca Comastri e Luca Centi. Tra le attività ci sarà un'area videoludica all'interno dell'auditorium che ospiterà dimostrazioni e tornei dei titoli del momento. La proposta musicale prevede Ixia, Emian, Puff Purple e gli Zero Nine, i Poison Garden, i Deep Purple, la Bim Bum Bam Cartoon Band e DJ Osso. Tutte le sere, al termine delle attività, ci sarà l'animazione del DJ set.